Non conosce né soste né fermate il treno dell'Elpidiense Cascinare, che conquista la sua 7ª vittoria stagionale battendo l'Ostica Belvederese al Ciccalè, consolidando così il primato solitario in classifica. Vittoria a Cardiopalma per un finale thrilling, succede tutto in 2 minuti con il pari prima degli ospiti e con il gol vittoria di Biancucci proprio all'ultimo assalto e all'ultimo giro di lancette. Formazioni al via con Izzotti che ritrova dal primo minuto Simoni, mentre è solo panchina per Pomiro, recuperato appena dall'infortunio. Sull'altra sponda Morsucci, tecnico della Belvederese, rinuncia solo a Tittoni, out ancora per infortunio. Ad arbitrare un pesarese, Bindella. Ma andiamo con la cronaca del match. Al 10° avvio subito deciso dai padroni di casa con Bugiolacchi, che in area di rigore si libera bene, ma la sua conclusione è debole e ben deviata da Cerioni in corner. Al 22° la risposta della Belvederese con Cardinali che dal limite impegna Marinelli alla deviazione in corner. Al 28° ancora Bugiolacchi per i locali a rendersi pericoloso con una conclusione in diagonale che però Cerioni blocca in tuffo. Al 38° Elpidiense Cascinare ad un soffio dal vantaggio, è scatenato Bugiolacchi fra i migliori in campo, ancora lui, diagonale velenoso, Cerioni si supera ancora una volta deviando in corner. Al 43° sono vibranti le proteste in area da parte dei locali per un rigore clamorosamente negato per atterramento in area di rigore di Mannocchi, Bindella ben appostato lasciava correre. Si va nella ripresa e l'Elpidiense Cascinare ancora a recriminare al 20° per la precisione, atterramento in area ancora di Bugiolacchi, Bindella lasciava correre di nuovo. Al 27° la Belvederese finisce in 10 uomini per l'espulsione per somma di ammunizioni di Amadio e al 32° l'Elpidiense Cascinare sfrutta il momento positivo e fa esplodere il Ciccalè passando in vantaggio. Palla al bacio di Gian Domenico, assist per l'appena entrato Pomiro che in diagonale batte Cerioni sull'angolino basso per il vantaggio locale. Al 41° è clamorosa l'occasione fallita dall'Elpidiense Cascinare che sulle ali dell'entusiasmo con Angelini appena entrato tutto solo incredibilmente sciupa la palla del raddoppio. E come spesso capita nel calcio, gol fallito, gol subito, con la Belvederese che tutta in avanti al 44° trova il gol del pari in mischia con Serafini. Ma quando ormai il pareggio sembrava scritto, al 45° era la squadra di casa a trovare il gol vittoria con l'incredibile vantaggio di Biancucci che in mischia faceva esplodere il Ciccalè per una vittoria che valeva il primato in classifica solitario.